ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose donuts. Queste meraviglie nacquero in America nel XIX secolo dall'americana Elizabeth Gregory, che preparò per suo figlio Hanson Gregory, che era il capitano di una crociera, e per tutto l'equipaggio delle palline d'impasto fritte di questa grandezza, arricchite con le noccioline, fritte nel lardo di maiale perché l'olio di semi costava troppo. Però suo figlio, Hanson Gregory, ci mise lo zampino. Infatti, un giorno, mentre timonava la nave e stava mangiando la sua deliziosa pallina fritta, a un certo punto si rese conto che doveva utilizzare tutte e due le mani, per cui infilzò questa pallina in uno dei raggi del timone, e da quel giorno nacquero le donuts con il buco. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 90 ml di acqua tiepida, 500 g di farina manitoba, 160 ml di latte tiepido, 60 g di zucchero semolato, 60 g di burro sciolto tiepido, un uovo intero, la buccia di un limone, 7 g di lievito secco, un pizzico di sale e un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon. Per prima cosa versiamo in una ciotola più capiente l'acqua, il latte, il lievito secco e 2 cucchiai di zucchero semolato dai totali. Poi, aiutandoci con un fustino, mescoliamo tutto per bene. Fatto ciò, copriamo tutto di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un quarto d'ora, in modo che agisca il lievito. Abbiamo preso una ciotola bella capiente e ci abbiamo messo dentro la farina. Adesso ci andiamo ad aggiungere il sale, la mescoliamo leggermente. Poi sbattiamo un pochino il nostro uovo, lo aggiungiamo, assieme anche alla scorza di limone. Al nostro restante zucchero e all'essenza di vaniglia bourbon. Poi prendiamo il nostro lievitino, togliamo la frutta e lo andiamo ad aggiungere molto delicatamente. Sempre aiutandoci con la nostra palettina. Infine, aiutandoci con le mani, mescoliamo il tutto per bene. A questo punto trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e lo iniziamo a lavorare per bene. Stendiamo un pochino il nostro impasto e iniziamo ad aggiungere il burro poco alla volta. Mescoliamo per bene e aggiungiamo la seconda parte quando la prima sarà già ben assorbita. Quando finiremo di aggiungere tutto il nostro burro, continuiamo a mescolare il nostro impasto per altri 10 minuti, finché non diventerà bello liscio ed omogeneo. Dopo 10 minuti di lavorazione, prendiamo il nostro impasto, creiamo una specie di palla, lo mettiamo in una ciotola bella capiente che abbiamo già oleato, facciamo arrivare l'olio anche sopra il nostro impasto in modo che non formi nessun tipo di crosticina. Copriamo il tutto di pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare in forno solamente con la luce accesa per un'ora e mezza, ossia fino al raddoppio. E dopo un'ora e mezza di lievitazione abbiamo tirato fuori dal forno il nostro impasto, che ha lievitato a dovere. Poi spolverizziamo per bene il nostro banco di lavoro di farina, molto delicatamente trasferiamo sopra il nostro impasto . Mettiamo della farina anche sopra e lo stendiamo leggermente aiutandoci con un mattarello con molta delicatezza
Lo lavoriamo finché non raggiungerà un'altezza di 1,5 cm. Fatto ciò abbiamo preso un cupo a pasta con diametro di 8 cm, adesso lo andiamo a sporcare leggermente di farina e iniziamo a creare le nostre donuts. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Poi, con un cupo a pasta di 3 cm che andiamo a sporcare con un po' di farina, creiamo i buchi delle nostre donuts. Qui con noi abbiamo creato dei quadratini di carta da forno di 10 cm. E adesso su ogni quadratino ci mettiamo una donut. Continuiamo così finché non le finiamo tutte. Ecco come sono venute le nostre donuts. Ora le lasciamo a lievitare in forno spento solamente con la luce accesa per 20 minuti. Con il restante impasto lo andiamo a rilavorare e creare altre donuts. Poi prendiamo una padella bella grande e molto alta e ci versiamo dentro 1 litro di olio di semi di mais e lo mettiamo a scaldare. Quando il nostro olio sarà ben caldo inizieremo a mettere le nostre donuts con tanto di carta da forno. Visto che la nostra padella è molto grande noi ne mettiamo 3. Dopo qualche secondo di cottura togliamo la carta da forno. Ogni tanto ragazzi le guardiamo e quando sono ben dorate le giriamo. Una volta dorate le togliamo dal nostro olio bollente e continuiamo così finché non le finiamo tutte. Ed ecco qui come si presentano le nostre donuts appena finite di friggere. Adesso le lasciamo raffreddare su una griglietta e ci vediamo dopo per le glassature. Ora possiamo dedicarci alle glasse per le nostre donuts. E qui con noi abbiamo granella di nocciole, cioccolato fondente fuso, zucchero semolato, codette arcobaleno e oggi vi volevamo far vedere un nuovo tipo di glassa che in questo periodo va molto di moda e si chiama Marble. È formata da zucchero a velo vanigliato, qualche colorante alimentare, qui con noi abbiamo rosso, blu e verde e anche un po' di latte. Adesso vediamo insieme come la si prepara. Il primo passaggio di questa glassa è quello di mettere un po' di latte alla volta. Noi portiamo da 2 cucchiai. Ovviamente dobbiamo mescolare il tutto per bene. Successivamente vi faremo vedere la consistenza da raggiungere. Noi su base di 250 g di zucchero a velo vanigliato abbiamo utilizzato 6 cucchiai di latte. A questo punto puliamo per bene il nostro cucchiaio e arriva la parte più divertente di tutta la nostra ricetta. Quindi prendiamo i nostri coloranti alimentari, cominciamo mettendo una goccia per ogni colorante, nel nostro caso verde, rosso e anche una di blu. E aiutandoci con una bacchettina creiamo delle specie di disegnini. Proprio in questo modo. Troppo carini. Ora prendiamo una donut e la immergiamo senza girarla. Poi tiriamo su velocemente e la giriamo un po'. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto la nostra donut. Continuiamo così con qualche altra. E 2. Ora immergiamo i nostri donut nel cioccolato e dopo nella granella di nocciole. Ed ecco qui che abbiamo creato un'altra glassa. Continuiamo così con qualche altro donut. Ora procediamo con la copertura più classica di tutte, che è quella con lo zucchero. Ma guardate come sono venute bene le nostre donuts, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presentano dentro. Guardate che meraviglia, ragazzi! Super puffose e alveolate! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di donuts! Ragazzi, sono meravigliose,
Sono soffici come una nuvola, si sciolgono letteralmente in bocca. Poi sono leggerissime, data la lunga lievitazione. Poi tutte le glasse che abbiamo messo sopra le vanno a completare in una maniera spettacolare, anche con il semplice zucchero. Insomma, ragazzi, sono meravigliose, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!